ogni santi. Jack siede inerte sul divano. Il lampadario diffonde una luce scialba. Osserva il buio forestiero che cala lentamente, addormentando ogni cosa. Martino è lasciato davanti alla porta di casa, senza nemmeno guardarlo in faccia. È risalita sull'auto e se n'è andata per sempre. Non riesce a trovare il capo della discussione, sbocciata furtiva poco prima di andare a cena. Lei che fa domande, sempre così tante, lui frastornato. Dai, rispondi, Jack, si raccomanda ogni volta che lei lo interroga. Tuttavia le parole non gli escono. E si ritrova a guardare da un'altra parte, affondato nell'apatia. Si stende sul divano, un lieve vuoto allo stomaco lo infastidisce. Le foglie rossastre al di là dal vetro gli ricordano che la notte delle streghe è al principio. Fin da bambino ha sempre trovato ributtante l'idea di indossare una maschera orrifica e girare per le stradine cupe al crepuscolo. Oh, tra poco. I bambini verranno a bussare, riflette preoccupato. Si alza, si dirige in cucina, cerca dappertutto sportelli, cassetti, perfino dentro il forno. Oh, stasera niente dolcetti e niente fidanzata, ironizza. Martin sta guidando sulla Highway 61. Pochi lampioni distanziati illuminano il tragitto. L'atmosfera giusta per un bel pianto consolatore. Frequenta Jack da 2 anni. All'inizio aveva pensato: questo me lo sposo! Era così innamorata di lui. Ciononostante, in seguito, tutto è diventato così monotono. E stasera salta fuori l'ultima novità del suo passato. Una ex moglie e tra l'altro defunta! Com'era scomparsa e perché? Ma lui non aveva voluto replicare, non dava mai risposte se non gli andava e riusciva a mantenere quel silenzio così a lungo che Martini si sentiva costretta a interromperlo per spezzare l'attesa e l'imbarazzo. Il campanello trilla. Jack a mani vuote apre la porta. Urlano in coro 4 ragazzini travestiti da mostri della palude. Ragazzi, mi dovete scusare, mi sono dimenticato, sorride benevolmente. Quindi scelgo scherzetto. Un ragazzino di bassa statura, con una maschera mezzo tra il mostro alieno e il vampiro, sbuffa. Vediamo! Poiché hai scelto lo scherzetto. Recita con voce altisonante: la tua punizione sarà la follia dell'incubo! I mostriciattoli scoppiano a ridere e spariscono verso la porta di Mrs. Rose. Jack rientra e sorride. Gli è tornato l'appetito. In fondo, lui e Martina avrebbero dovuto cenare insieme stasera. Apre il frigo. L'occorrente per un panino all'italiana c'è. Anche una birra. Piatti e bicchieri in mano, si siede in salotto davanti ad un vecchio film in bianco e nero, il suo genere preferito. Martin sale i gradini di casa, rabbrividisce. Qualche bambino ha lanciato contro l'ingresso del vomito finto. Butta le chiavi sul tavolo, alza il riscaldamento e senza nemmeno togliersi il cappotto, si siede a riflettere al tavolo della cucina. Ha già rinunciato al matrimonio e alla maternità. Non ha più 20 anni. Ciononostante, avrebbe davvero desiderato un compagno stabile. Jack è l'ultimo di un elenco di uomini non adatti a lei. O forse è lei che non è capace di adeguarsi a nessuno. Jack si è addormentato, si è fatto tardi. La TV continua a trasmettere film, il volume è troppo alto, ma lui non sente niente. Quando è dispiaciuto, è capace di chiudersi in modo perfettamente ermetico dentro se stesso. Le palpebre si fanno pesanti. Trema, ha freddo. Cerca di uscire dal torpore, ma non ci riesce. È steso su un fianco, le mani abbandonate.
Un filo di vapore esce dalla sua bocca. Le manca l'ossigeno. Una corrente umida e tiepida gli investe il viso. Cerca di svegliarsi, è consapevole, tuttavia non riemerge alla veglia. Martina è stanca e affranta, si sente abbandonata, ha realizzato quanto è capace di mentire a se stessa. Sale in camera da letto, la rabbia si insinua nella mente, prova a rimanere lucida, ragionevole come sempre, ciononostante scaglia la borsetta contro lo specchio e comincia ad urlare. Il campanello suona insistentemente. Jack si alza di scatto e corre ad aprire. «Ciao, Jack! Mi fai entrare?» domanda la sua ex moglie sulla soglia. Jack arretra, incredulo. Spalanca la bocca, ha perso la voce. L'ex moglie avanza, senza attendere un invito. Piccola di statura, capelli biondi raccolti sulla nuca, sembra appena rientrata a casa dal lavoro, in un giorno qualsiasi di 4 anni prima. Martini in auto ripercorre a ritroso l'Highway 61. Non la passerai liscia. Questa volta ti voglio dire in faccia tutto quello che penso di te, bastardo! Parla da sola, a voce alta, e stringe il volante fino a provare dolore. Sono stanca della tua apatia e delle tue omissioni! Vedo che qui non è cambiato nulla. Tipico tuo. Dall'esterno sembri un uomo così ordinario. Jack si strofina le dita sugli occhi. Lei è ancora di fronte a lui. In fondo potresti dirmi almeno un ciao. E la donna ride di nuovo in modo scomposto. Glory, non puoi essere qua. Glory! E la frase termina nel silenzio che sembra un boato. Sì, Jack, sono morta. Non c'è bisogno di ribadirlo ancora. Al cimitero c'è una tomba che porta il mio nome. Ride divertita l'ex moglie. Jack si accascia su una sedia. Devo essere impazzito. Forse Martin mi ha drogato in qualche modo, forse sto sognando. Osserva la casa, alla ricerca di qualche indizio che tutto sia frutto della sua sola immaginazione, ma niente. Ogni cosa è perfettamente identica prima. E anche Glory è assolutamente identica. Nemmeno un rivolo di sangue, una contusione. Anche il braccio sembra a posto. Caro, hai visto come sono in forma? Certo, l'ultima volta avevo tutt'altro aspetto, giusto? Si alza e muove un passo verso l'ex marito. Ti ricordi il nostro ultimo giorno insieme, vero? Jack annuisce come un bambino e la bocca gli si contorce in una smorfia spezzata. Sai, quel giorno ero tornata a casa così contenta. Noi due, un bambino, ci avresti mai creduto? E prosegue. Però la tua reazione mi ha davvero lasciata senza parole, letteralmente. Jack si sente mancare, sopraffatto dal passato. È un autunno greve. Gli alberi già spogli sono ombre informi dietro la finestra. Glory rientra come una ventata di primavera, la felicità negli occhi, nelle parole. Lui è stanco. Oggi non ha voglia di ascoltare nessuno. Certe volte gli prendono dei momenti così. Si alza dal divano con un sorriso di circostanza e annuncia: «Vado a farmi una doccia!» Glory si blocca, lo guarda. Mentre lui sale le scale, lei, a testa bassa, pronuncia quella frase così odiosa. «Aspettiamo un bambino, amore!» Jack percepisce qualcosa esplodergli dentro. Una furia incontrollata, mista vergogna e debolezza. Apre e chiude i pugni, il corpo si irrigidisce e precipita in una voragine profonda e buia. È mattina.
Una luce tenue penetra dalle finestre. La nebbia attutisce i rumori. Jack è sdraiato in terra. Perde sangue dal naso. Ha male ovunque e si sente le mani indolenzite. Di fianco a lui c'è Martin, l'ampio cappotto nero ancora indosso. Ah sì, è stato tutto un sogno. Dovevo immaginarlo, si rassicura. Allunga una mano verso la nuca nuda della fidanzata. La ritrae con ribrezzo, è fredda. Balza in piedi ad occhi sgranati. Martina è in terra, rannicchiata. Il braccio destro giace in posizione impossibile, il viso scorticato, lo guarda senza occhi. Jack scappa al piano di sopra, spalanca la porta del bagno e rimette. Piange e bisbiglia. Basta, basta, basta. I ricordi gli si affollano in testa. Un piagnucolino indifeso, una mano robusta che gli stringe il collo e lo scuote come un lenzuolo stropicciato. Il dolore ovunque. Basta, 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 continuava a ripetere. Ti prego. Ma suo padre non sentiva scuse e proseguiva finché la rabbia non era sbollita e solo allora si guardava intorno sorpreso e se ne usciva con: Jack, siamo da capo. Hai sporcato dappertutto e adesso bisogna pulire prima che torni tua madre. Sviene. Avete ascoltato Ogni Santi, tratto da Gli Inquietanti, scritto da Cecilia Bottoni, letto da Marianna Chierici, realizzato da Cecilia.